quel ragazzino che diceva io non ridevo, era come il bambino della fiaba che dice il re nudo, svelava l'impudicizia di un potere capace di lucrare sulla tragedia degli altri. Quello che sta dietro le quinte del berlusconismo è un mondo di cannibali, un mondo di affaristi spietati, un mondo di gente che ha trafficato con le mafie, un mondo di gente che si è arricchito illecitamente. Ed eccolo lui, Berlusconi, che inciampa sul terremoto, era stato il punto più alto della sua favola e diventa il momento più buio del suo precipizio. E contemporaneamente Berlusconi, il governo del fare, mica le chiacchiere, mica le poesie, il governo del fare, il governo del fare, e non erano capaci di fare neanche la lista elettorale per le elezioni in Lazio. Insomma, io un po' lo conosco e ogni tanto lo frequento, anche per questo merito di essere votati, pensate che cosa comporta il mio mestiere, no? Lui, dopo 2 settimane dal casino delle liste, che come sapete è un casino che esprime il livello di guerra civile nel centrodestra, perché mentre salivano i gradini della Corte d'Appello a Roma e a Milano si scannavano tra di loro, togli questo e metti quello, perché ormai nel centrodestra la guerra, la balcanizzazione è diventata evidente. Berlusconi dopo 2 settimane fa una conferenza stampa e dice: siamo stati bloccati dalla violenza dei radicali. Ma voi vi immaginate il corpo gandhiano di Emma Bonino che si frappone a una banda di fascisti e postfascisti che salgono le scale del tribunale della Corte d'Appello? Ma ve li immaginate? No? E poi ora c'è... Certo che la Puglia gli dà molti problemi a Berlusconi, ma pure la procura di Trani. Prima la procura di Bari. Non gli ha dato solo problemi, gli ha dato anche qualche soddisfazione, anche qualche sollazzo. Non discuto dei reati, discuto di quello che leggo nell'intercettazione telefonica. Che il direttore di un telegiornale, che è il principale telegiornale del servizio pubblico, si presta alla trasformazione della RAI in un servizio privato a disposizione del Premier, che di servizi privati ne ha già tanti da tanti protagonisti. Ma avere questo Minzolini, diciamo, che è un cognome già evocativo di atteggiamenti un po' vischiosi e subalterni, avere un direttore del TG1 che si comporta come il maggiordomo più servile nei confronti del padrone più esigente, è uno spaccato di un'Italia di cui vergognarsi. E il Premier, il nostro Premier, mentre in Italia si tocca quota 2.800.000 disoccupati, mentre c'è una sequela di crisi aziendali e di fabbrica, mentre la precarietà assedia la vita dei giovani, mentre ci sono condizioni sociali di crisi drammatica, si occupa di chiudere Anno Zero e Ballarò. Ma che vergogna!